un anno ai campi estivi e avevo un'ottantina di bambini, ero io responsabile, però avevo anche gli animatori. E un giorno, seduti tutti per terra, mentre aspettavamo di andare a dormire, allora dicevo così due paroline, parlavo di Don Bosco, della Madonna, e a un certo momento dico: adesso diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, che la preghiera è più importante. Un attimo di silenzio, poi dico: Ave Maria, piena di grazia. Tutti hanno pregato fino alla fine. E a un certo momento, alla fine, una bambina mi dice: ma te sei innamorato della Madonna? Perché? Perché hai detto preghiamo il Padre nostro e poi Ave Maria. Ecco, questo mi ha detto veramente che la Madonna era nella mia vita. Ecco. Io non sono tanto complicata. Allora per me prendermi cura in questo senso, adesso sono qui in portineria e cerco di accogliere meglio che posso, e col garbo, col sorriso, perché a me, quando vedo i giovani, poi è finita. Le mie consorelle possono testimoniarlo. Mi abbasso e saliamo insieme. Il prendersi cura per me parte dal fare compagnia lì dove la ragazza è, dove il ragazzo è, camminare insieme. Se sei basso mi abbasso, se sei a metà sto quell'altezza lì e insieme andiamo. E sì, questo è. Ti faccio compagnia e poi cerchiamo insieme, no, di trovare, sì, quel Cristo che ha da dire qualcosa alla tua vita e può fare la differenza.